You got her involved just for that? No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? Ah, se avessi uno stomaco mi si rivolterebbe. Odino è morto. La minaccia è svanita. No, no, è l'emozione. È raro che dei non giganti abbiano l'enorme privilegio di visitare il regno degli Jotnar. È davvero un onore fare parte di pochi eletti. Quindi, questo è Jotunheim. Magnifico come nelle storie, e anche di più. Abbiamo compagnia, Fen. Angerboda. Kratos, Mimir, Freya. È bello vedervi. Voglio ringraziarti per averci creato una via d'uscita da Asgard. Già, è un vero piacere conoscere la fanciulla che ci ha salvato. Già. La tua roba da giganti funziona alla grande. Siamo felici di essere arrivati in tempo. Freya, il sacrificio di tuo fratello non sarà dimenticato. Mai. Devo dire che hai lasciato il segno nel cuore del nostro Atreus. Mimir. Come se tu non lo pensassi, fratello. Sei una preziosa alleata, Angerboda. Spero che ci rincontreremo. Immagino di sì. C'è molto da fare e ho appena cominciato. Kratos. L'ultima volta che sei stato qui è stato per Fey, vero? Te l'ha detto la profezia. Me l'ha detto tuo figlio. È un bel posto per riposare. È ciò che desiderava. Sono opera tua gli altari? Alcuni sì, altri li ho finiti per mia madre. Che belle le tue opere. La tua bravura nel dipingere è senza pari, Angerboda. Mio figlio, lui disegna. Me l'ha detto. Però avrebbe molto da imparare dal tuo uso dei colori. Proveniamo da una stirpe di artigiani, quindi ce l'ha nel sangue. Gli manca solo un po' di disciplina. Mi piace.
Angerboda, sei l'ultima gigante rimasta a Jotunheim? No, in realtà. C'è mia nonna, Grilla. Lei non va pazza per i visitatori, ma è ancora qui. Al momento mi aiuta a cercare cibo. Dopo tutto quello che hai fatto, fanciulla, sarà fiera di avere una nipotina come te. Lei... forse sì, un giorno. Ancora non lo so esattamente, ma almeno è un inizio. Freya, vieni. Il fiore. Incredibile. Sai, a Jotunheim ho avuto la mezza idea di chiedere ad Angerboda quali fossero le sue intenzioni precise con il ragazzo. Ma uno sguardo ha sciolto ogni mio dubbio. È una domanda con cui un genitore deve confrontarsi prima o poi. Le ho affidato la mia vita. Le affido mio figlio. Non fa una piega.